Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Parleremo ovviamente di che cosa? Parleremo del settimo episodio di Fator Water. Siamo tornati di nuovo con quella serie. Ho trovato qualcosa. Perché? Vi faccio notare che ieri hanno fatto qualche fiocco di neve. Dopo aver piovuto molto, poi è durato poco ed è diventata neve. Quella pioggia, c'erano 2 gradi minimo. Comunque, non ho filmato niente perché non si poteva vedere. Però ho le previsioni del meteo, che ve le mostro. Va bene? Comunque, buona visione. Eccoci qui, ragazzi, vi ricordate la grandiosa nevicata del secolo o del decennio? L'Etna, Rifugio Sapienza, Troina e altro. Tipo Maletto, Biancavilla, Santa Menedico Oddia, Paternò e Catania. Praticamente non è successo. Però il gelo, come al solito, sì, quello sì che arriva, ma niente precipitazioni. Però vi do una notizia. Ieri ha nevicato dopo aver piovuto forte, ma era troppo leggera. Però almeno l'ho visto, era difficile vederlo. Qua stiamo parlando degli episodi precedenti. Qui avevamo parlato del primo arrivo, giusto? Del vecchio inverno con la regia delle nevi. E in più anche parlando del fenomeno UFO o UAP, gli Hidden Flight Object oppure gli Hidden Area Phenomenon, che siano astronavi aliene o navicelle aliene oppure droni russi o cinesi oppure fenomeni atmosferici. Questo non si sa. Ne avevamo approfondito. Poi questo qui era di un mese scorso fa, penso. Sì, della neve che era arrivata. Poi qui la neve qui era arrivata molto bassa, e qui era sicuro nelle campagne. Ma qua stiamo parlando di un mese fa. Sempre se sia così. Sì, no, più di un mese fa, 2 mesi fa. Qua siamo a gennaio, eravamo. Poi avevo parlato di nuovo del ritorno del caldo e degli UAP, degli avvistamenti. Che io ve ne avevo parlato che c'erano alcuni avvistamenti. E poi l'ipotesi che potesse ritornare di nuovo il gelo proveniente dalla Russia. Soffiando il vecchio vento, no vento, il vecchio inverno, molti fiocchi dappertutto, però qui ve l'ho detto, ci aveva sfiorato la Sicilia, altre parti, però gli UAP non sono mancati. Poi, come vi ho già detto, o si trattino di navi extraterrestri o pure sonde extraterrestri. Questo poi per scoprirvi d'altrove, grazie al telescopio James Webb, lo scopriremo. In questi mesi, l'estate sta arrivando. Che ci sia vita là fuori è sicuro, ma per confermarlo al 100% dovremmo avere una prova. L'ipotesi che si erano fatte era anche che potessero trattarsi di tecnologie segrete russo-cinesi, oppure che si trattano di fenomeni atmosferici. Comunque, vada così che non ha importanza che se siano navicelle aliene, oppure tecnologie segrete russo-cinesi, oppure fenomeni atmosferici. Le ipotesi sono molte, comunque il fenomeno UAP è reale o UFO, come preferiamo chiamarlo. Qua invece siamo a febbraio dell'ondata di gelo,
Guardate, gelo e neve. Neve è quello mio, è il gelo lì. Però lo stesso, ci ha sfiorato. E qui ve ne avevo parlato. Aveva preso soltanto la Calabria, ma la Sicilia l'ha sfiorata completamente. Completamente. Capito? Completamente. Nemmeno all'Etna poteva nevicare. Beh, poi c'era l'ipotesi del 31 di gennaio, questa qui, del ritorno della sciabolata artica. Poi qui vi ho mostrato un video, vero? Beh, eccoci qui, ragazzi. Il ciclone è arrivato, come previsto, però non era quello che ci aspettava. Non guardate un po', però si vede un po' di neve, eh? Aspettate. Sì, un po' si vede. Si vede un pochino, eh? Ma certo, queste sono nuvole di neve, guardate. Vedete? Aspettate. Così forse si vede meglio, sì. Visto, quelle sono tutte nuvole di neve, bianchissime. Forse qualcosa la vedrete. Si vede qualcosa. Sì. Qualcosa si vede. È arrivata la neve, infatti io mi sento così freddo. Aspettate, cerco di... Sì, ecco, perfetto. Vedete? Vedete qua in mezzo? Guardate, guardate, guardate qua. Vedete? Poi casomai col video rallentatore si vedrà. Guardate, visto come cadono i fiocchi. Sta nevicando, è ufficiale. Guardate. Il vento è più forte, però così i fiocchi non si vedono. È neve, propriamente neve. Guardate che bella cosa, quindi sì. Però non era come ce l'aspettavamo. Qualcosa finalmente l'ho fatto. Però di cosa? Allora sì, tipo che eravamo a 3 sotto 0 quando è arrivata quell'aria artica. Però diciamo che sta nevicando veramente. Purtroppo non può quagliare perché la temperatura è bassa. Però in aria si vede. La pioggia diciamo che è lì, guardate. Va. Le nuvole oscure, quella è pioggia e anche questa è qua un pochino, ma il resto è neve, tipo queste. Beh, a patto che la pioggia e neve siano uguali, non è una cosa diversa, perché la pioggia col gelo forte può diventare neve. Infatti la neve è fatta da cristalli di ghiaccio, però non ghiaccio propriamente come la grandine, sono soffici e non fanno male, e soprattutto ora vediamo cosa si riesce a fare. Ah, dipende. Ogni tanto cade qualche fiocco, però sì, l'ha fatto. Va bene, concludiamo qui. Beh, basta. Forse che arriva oppure si dilagheranno le nuvole. Beh, chi lo sa, lo scopriremo più tardi, però là ce la sta buttando proprio. Chissà se è bufera là. Regabulto, ah. Ah, poi lì l'Etna, già immediatamente, subito. Se possiamo guardare meglio il vetrino, la vetrata anzi, non il vetrino, forse noteremo qualche goccettina.
Sì, infatti, qualcosa. Perché è stata sparsa, no? Comunque, non lo so se si vedono. Comunque, quello che succederà più tardi succederà, poi si vedrà. Comunque, la prima neve l'ha fatta, finalmente, anche l'aspettavo. Ma purtroppo non è come ce l'aspettavamo, tipo imbiancare i paesi, no, soltanto fioccare in aria. Vabbè, sempre meglio di niente almeno. Qui vi ho mostrato la nevicata che l'aveva fatto l'1 febbraio, stiamo parlando, quando è successo, di un mese fa. E poi qui cosa è successo? Ho visto soltanto lì, perché non sono bastate le precipitazioni. E quindi nemmeno la neve più in basso. Qua è una foto di Catania quando io sono andato verso lì e ho inquadrato l'Etna di spalle. Poi, guardate, queste sarebbero le previsioni che sono state ieri. Visto? Dalle 20 neve debole e schiarite e alle 21 anche neve debole, 22 nubi sparse e nevischio, 23 nubi sparse e nevischio. Visto che c'è stata, quindi. Però non potevo filmarlo, era troppo debole. Dopo la pioggia forte ha fatto questa, quindi questa volta il meteo l'ha azzeccata qualcosa, ma non come ce l'aspettavamo. Comunque, possiamo concludere il video qui, va bene? Beh, ragazzi, spero tanto che questo video, ovviamente, di Fatal Weather, il settimo episodio, non ci crederete, ma ieri sera qui da me ha nevicato. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci vedremo in un prossimo video con Angry Dragon, ok? Quindi noi ci vedremo alla prossima. Ciao!